Amici di motorsport.com, ciao a tutti. Siamo a fare un'analisi della prima sessione dei test collettivi di MotoGP che si è disputata a Losail. Con noi c'è Matteo Nunes per fare un'analisi della situazione. Ciao Matteo. Ciao Franco e benvenuti a tutti i nostri ascoltatori. Allora, finalmente la MotoGP ha messo in moto e comincia a delineare qualche scenario. Qualcosa di molto interessante che può essere analizzato andando anche un po' al di là di quelli che sono stati i tempi. Per quanto rivediamo alla fine della sessione un Quartararo che, avendo fatto il time attack, si è portato davanti a tutti con la Yamaha, al debutto con la Yamaha ufficiale, e bisogna dire che ha ottenuto anche una prestazione molto interessante bucando il muro dell'1.54. Esatto, Fabio è arrivato molto vicino a quello che era stato il primato dei test dello scorso anno, in cui comunque bisogna ricordare che quelli del Qatar era stato il secondo test stagionale e il muro del 54 era stato bucato solo alla sesta giornata di test. Questo dice di come il livello sia subito molto alto quest'anno, visto che bisogna ricordare che i titolari hanno girato praticamente solo per due giorni, mentre invece gli interi tre li hanno potuti fare solamente i collaudatori e i rookie. Io resto sempre dell'idea che le classifiche lasciano un po' il tempo che trovano nei test e che è più interessante andare a concentrarsi sul tipo di lavoro che hanno fatto e sui feedback che i piloti danno a fine giornata. Però è chiaro che è importante per Quartararo aver dato alla Yamaha il segnale o almeno la sensazione di aver fatto la scelta giusta a puntare su di lui invece che confermare Valentino Rossi. Tra l'altro è corretto aggiungere anche il fatto che sabato c'era un fortissimo vento che ha portato spesso e volentieri della sabbia in pista, rendendo complicato in particolare il lavoro di sviluppo sulle gomme Michelin. Questo è, diciamo, la lamentela che ha un po' portato il nostro amico Taramasso per quello che riguardava lo sviluppo degli pneumatici, e quindi il grosso dell'attività alla fine è stato fatto domenica. Sì, ieri c'è stato molto lavoro in pista, tanti hanno già cominciato anche a fare dei long run interessanti, e per esempio questo è il caso di Maverick Vinales, che magari non lo vediamo nelle primissime posizioni in classifica, ma se si va ad analizzare i passi gara, invece è uno di quelli che ha fatto vedere cose molto interessanti e soprattutto ha sottolineato come lui sa già di essere veloce sul giro secco e quindi non ha bisogno di allenarsi su quello, ma ha lavorato tantissimo col serbatoio pieno, sapendo che quello è storicamente il suo tallone d'Achille, l'inizio della gara quando la moto è pesante. Ecco, questo però apre subito la prima domanda, Matteo. Abbiamo Quartararo davanti a tutti, Vinales che lavora molto bene per quello che è la durata e quindi il passo gara, e Valentino che al debutto nel team Petronas, possiamo definirlo disperso, addirittura dietro al fratello Luca Marini, debuttante. Sì, è stata una giornata molto difficile quella di ieri per Valentino, non che avesse brillato particolarmente sabato perché aveva comunque chiuso 14esimo, ma ieri è precipitato addirittura al 20esimo posto, staccato di 1,6 secondi da Quartararo, un abisso. Tu che chiave ti dai di questo sprofondamento? Perché poi Morbidelli ha fatto meglio. Morbidelli è terzo, nonostante abbia una moto di fatto vecchia di due anni, perché è una 2019 aggiornata. Franco ha ringraziato la Yamaha, tra l'altro. Morbidelli comunque ha fatto quarto, perché ha infilato Espargaró con la sorprendente Aprilia, ma di questo ne parliamo dopo. Giusto. Però Franco ha comunque ringraziato la Yamaha, che gli ha portato qualche piccolo aggiornamento anche per la sua di moto, e dice che ha sentito i miglioramenti. Valentino invece, la cosa preoccupante è che, mentre bene o male gli altri tre quarti della squadra Yamaha sono soddisfatti del lavoro che hanno fatto in questi due giorni, Valentino si lamenta di una moto che gli avevano promesso avrebbe dovuto essere, a livello di telaio, più simile a quella del 2019, con cui si trovava meglio,
e invece lui dice che quando la guida il feeling è molto simile a quello dell'anno scorso, che non ha grip, quindi in accelerazione nelle curve lunghe perde un sacco, insomma i soliti problemi cronici che si trascina un po' ormai da due o tre stagioni. Sembra veramente che nel suo lato del box non si riesca mai a trovare una soluzione a questo. Comincia a essere un problema, cioè se i prossimi tre giorni di test non riuscirà ad andare meglio, per lui la stagione rischia di iniziare veramente tanto in salita, perché adesso davvero prendi un secondo e sei, e sei ventesimo, che vuol dire essere in ultima fila, segno di quanto il livello in questo momento è elevatissimo, perché ci sono 22 piloti in grado di andare fortissimo in MotoGP in questo momento. Ecco, uno degli aspetti comunque interessanti è che la Yamaha, che di solito è abbastanza restia a portare novità, sta lavorando in modo pesantissimo sia sulla ciclistica sia sull'aerodinamica. Abbiamo visto Cal Crutchlow in versione collaudatore nella nuova veste, visto che si è ritirato dall'attività in quanto pilota ufficiale, e bisogna dire che lui ha avuto delle valutazioni rispetto alla Honda che conosceva molto diverse rispetto a quella che la Yamaha M1 si è mostrata, e abbiamo visto carene, appendici aerodinamiche, soluzioni di codone diverse della Yamaha ripartite sulle varie Moto 1, Moto 2 che hanno usato nei test, segno che c'è una grandissima vivacità per cercare di tornare protagonisti nel mondiale. In questo bisogna dire che sembrano aver finalmente accolto quelle che erano state negli ultimi anni sempre le richieste sia di Maverick che di Valentino di avere un test team che facesse realmente il lavoro del test team, come ce l'hanno da anni la Ducati, la Honda e tutte le concorrenti. Questo è un punto che è sempre mancato alla Yamaha negli ultimi anni, e penso che sia una cosa che si è vista soprattutto per il fatto che la Yamaha ha bene o male sempre iniziato benissimo la stagione e poi è andata incalando quando gli altri cominciavano a portare i pacchetti sviluppati dai loro collaudatori. La Yamaha l'anno scorso Jorge Lorenzo l'ha fatto guidare il primo giorno di test in Malesia e due giorni di test a Portimao in tutto l'anno. È chiaro che è tutto un altro tipo di lavoro, e il segnale dato ai piloti titolari è sicuramente importante, non solo per la mole di materiale portata, ma per il fatto che Cal Crutchlow, oltre ad aver girato questi tre giorni qui, girerà per intero anche nella prossima sessione. Ecco, uno degli aspetti curiosi, quantomeno interessanti, del lavoro di sviluppo della Yamaha è che ha lavorato in un modo abbastanza diverso dagli altri, nel senso, la Ducati ha vestito la nuova carena, e poi anche di questo ne parliamo, e poi l'ha ripartita sui tre piloti, Pirro prima come collaudatore e poi i due piloti, i due rider titolari. La Yamaha invece ha fatto un lavoro più spezzettato, dividendo il lavoro di sviluppo per fasce di lavoro, cupolino, carena, codone, cercando poi di arrivare a mettere insieme, immagino, per quello che sarà il prossimo test, la soluzione migliore come indirizzo sulla quale andare a lavorare. Quindi sa più di indagine che di definizione del pacchetto. Direi di sì, ma dobbiamo anche partire poi da un assunto. Tu hai fatto l'esempio della Ducati, ma la Ducati a livello di aerodinamica è avanti rispetto a tutti quanti. Quindi non dico che sia normale che la Ducati sia arrivata con un pacchetto, metto le virgolette, pronto, però anche Gigi Dall'Igna ci aveva detto che durante l'inverno loro, con le limitazioni introdotte quest'anno, avevano lavorato soprattutto su quel fronte lì. Quindi ecco, la sensazione che è venuta fuori dal paddock del Qatar è che in realtà anche sul motore, che è quello dell'anno scorso, la Ducati sia riuscita a fare un lavoro di ottimizzazione, probabilmente con l'elettronica, e a orecchio qualcuno ci ha segnalato che il suono è quello di un motore che arriva a un regime leggermente più alto, e forse questo, e quindi
si riesce ad alzare il regime mantenendo i valori di ovviamente i consumi qui non sono quelli della gara, quindi si può ancora andare a sperimentare quella che è la situazione limite, però abbiamo poi visto una velocità massima impressionante, 350.6 nel giorno di vento da parte di Jack Miller. E quindi anche lì si è trovato un qualcosina nel lavoro di sviluppo, al punto che i signori della Ducati si possono permettere di rinunciare a qualcosina di velocità massima per migliorare il comportamento nella moto a centro curva, il punto dove Dovizioso si è sempre lamentato da quando la Rossa la guidava. Ecco, abbiamo visto apparire una carena molto particolare, perché qui la cosa interessante è che l'analisi aerodinamica era cominciata in alto, no? Col cupolino, poi si è scesi con le alette laterali in carena, ora siamo arrivati praticamente a degli appendici che arrivano a lavorare sulla zona del fondo. E quello che è interessante è che questa particolare soluzione aerodinamica, da quanto ci è stato detto, lavora in particolare in situazione di imbardata. Quindi non più ricerca aerodinamica a moto dritta, quella standard, ma si guarda come può funzionare la moto quando è anche al massimo angolo di piega. E lì sembra che far funzionare i flussi, generare dei vortici, dia dei vantaggi, tant'è che sia Jack Miller che Pecco Bagnaia hanno rilevato dei miglioramenti di comportamento della moto. Giusto, Matteo? Tutto corretto, entrambi hanno detto di aver trovato una moto più facile da guidare, più stabile, senza appunto rinunciare comunque alla velocità di punta, partendo dal presupposto che la Ducati, se anche perde 2 km orari di velocità di punta, non succede niente, visto i distacchi che solitamente riesce a rifilare agli altri. No, ma anche perché però, la misura è poi è data dal delta, no? Di come migliori, per cui se esci più veloce dalla curva ti ritrovi poi ad avere di nuovo la stessa velocità massima, anche se hai un po' più di drag, un po' più di resistenza all'avanzamento. E giusto per completare l'analisi tecnica della Ducati, c'è anche che Pecco ci ha fatto un grandissimo regalo, perché alla prima domanda su che soluzioni avesse provato domenica, se ne è venuto fuori con una certa ingenuità nell'ammettere che l'all shot non è solo con l'abbassamento posteriore della moto, ma ieri è stato provato anche con un abbassamento integrale davanti e dietro, quindi anche da questo punto di vista un grossissimo passo avanti con l'introduzione di un vero e proprio correttore di assetto da parte della Ducati, ricordiamolo, soluzione completamente meccanica, senza controllo elettronico, perché sennò sarebbe assolutamente vietata, che però dà un indirizzo di come a Borgo Panigale abbiano lavorato per risolvere quelli che sono stati i problemi dello scorso anno e trovare un buon matrimonio con le gomme Michelin. Ah, sicuramente sono tra quelli che si sono dati da fare di più, quelli della Ducati, quest'inverno. Vedremo se si materializzeranno poi i risultati, perché bisogna dire che Jack Miller è stato secondo, Pecco è rimasto un po' più indietro, è incappato anche una caduta per la quale si è dato del pirla da solo. Questo sabato col vento, sì. Esatto. E forse gli ha tolto anche un po' di motivazione, perché debuttare cadendo devi poi ritrovare i meccanismi, visto che anche sfasciato la prima delle carene nuove, quindi non so quanto in squadra l'abbiano presa sorridendo questa cosa. Esatto, però devo dire che per il momento sembra dargli ragione Johan Zarco sulla scelta di dare anche a lui una moto ufficiale all'interno del team Pramac, perché il francese si è costantemente proposto nelle prime posizioni con la Desmo 16 GP 2021 del team Satellite, quindi magari anche lui può diventare un aiuto allo sviluppo della moto, e la scelta di ringiovanire i ranghi potrebbe essersi rivelata giusta a Borgo Panigale. Ecco, una curiosità legata a Pramac: è apparso il marchio della Formula 1 su una MotoGP. Che cosa vuol dire, Matteo? Vuol dire che Paolo Campinotti è molto amico di Stefano Domenicali, anche perché non bisogna dimenticare che Stefano Domenicali, prima di assumere il ruolo di CEO della Formula 1,
è stato per anni il CEO della Lamborghini e c'era un bel legame tra Lamborghini e Pramac, tant'è vero che le livree di Pramac vengono disegnate dal centro studio design della casa di Sant'Agata bolognese. E sembrerebbe che scherzando Domenicali gli avrebbe detto: ma già che c'hai Lamborghini, perché non metti anche Formula 1 sulle carene delle moto come logo? E Campinotti ha accettato la sfida, e quindi sul codone delle due moto di Jorge Martin e di Johann Zarco abbiamo visto comparire effettivamente il logo ufficiale della Formula 1. A una cosa che va oltretutto a stringere ulteriormente il rapporto tra Formula 1 e MotoGP, che proprio Domenicali sta cercando di rendere sempre più unite, tant'è vero che molti protocolli per la stagione sono stati studiati insieme, come per esempio quello dei pannelli luminosi da applicare ai circuiti, che è diventato standard sia per la Formula 1 che per la MotoGP. Quindi il legame, anche il lavoro della commissione sicurezza circuiti fra Uncini e Emanuele Pirro, che va nell'orientamento di fare nei punti critici dei circuiti dove ci sono cordoli con esigenze molto diverse fra Formula 1 e MotoGP, trovare un punto di incontro utile che dia meno svantaggio a entrambi. Quindi sì, insomma, il legame sta diventando sempre più forte tra le due categorie top. Allora, continuiamo la nostra analisi. La Suzuki campione del mondo come la dobbiamo giudicare? La Suzuki campione del mondo è sempre quella che magari attira meno l'attenzione per le soluzioni che vediamo a occhio nudo, possiamo dire. Però sotto la carena diciamo che si sono già messi abbastanza avanti coi lavori, perché già nel giorno dello shakedown di venerdì loro hanno portato al debutto la base del motore per la stagione 2022 con il collaudatore Sylvain Guintoli. Non potendo sviluppare in questa, ad Hamamatsu non sono stati con le mani in mano e hanno detto: usiamo questo anno per arrivare al 2022 con un motore che possa essere di livello. Ieri lo ha provato anche Alex Rins e le risposte che ha dato lo spagnolo sono state interessanti, perché dice che ha trovato un po' di spunto in più senza togliere alla GSX-RR la sua grande dote, che è quella della guidabilità. Quindi probabilmente anche lì stanno facendo un passo nella direzione giusta. Il campione del mondo John Mir invece ha provato un telaio nuovo ieri, del quale lo ha lasciato un po' così, non è convinto al 100%, nel senso che secondo lui probabilmente si è fatto uno step ulteriore in termini di guidabilità, però la moto forse ha perso qualcosina in frenata, che già non era uno dei punti forti della GSX-RR, la staccata, e quindi dice: l'idea di rischiare di peggiorare uno dei tra virgolette punti deboli della moto non lo entusiasma più di tanto, quindi ci sarà da lavorarci ancora nei prossimi giorni. Ecco, una Suzuki diciamo abbastanza coperta, che ha lavorato appunto più per il futuro che per vedere quello che è l'immediato, essendo campione del mondo. Ma la Honda per la quale c'era molta attesa per il debutto di Paul Espargaró si esprime al meglio con il collaudatore Bradl, che non è certamente l'elemento di punta attraverso il quale dobbiamo aspettarci le prestazioni, eppure Bradl ha portato la Honda al quinto posto. E infatti io onestamente, se fossi in un team principal di una delle altre cinque case, oggi sarei terrorizzato, perché Stefan Bradl è stato costantemente nei primi 5 per 3 giorni. Se quella moto lì riesce ad andare così forte nelle mani di Stefan Bradl, temo che la Honda abbia capito che la scusa del "non ci serve la moto super perché tanto abbiamo il fenomeno che la guida" l'ha messa da parte, e probabilmente ha tirato fuori di nuovo una moto degna di chiamarsi Honda. Sicuramente più facile da imparare, perché comunque Paul Espargaró ieri è riuscito a ridurre a 7 decimi il suo ritardo dai migliori, e al secondo giorno su una moto che tutti indicano come sempre difficilissima a livello di adattamento
è una prestazione che non è affatto male. C'è da dire che Paul ha detto che per molti versi va guidata in maniera abbastanza simile rispetto alla KTM, secondo lui. Deve fare solo qualche piccolo aggiustamento. Però ci ha scherzato dicendo: sono arrivato a 7 decimi senza cadere, vuol dire che ancora c'è del margine. Anche perché, appunto, oltre che essere difficile, negli anni ha fatto tante vittime illustri di cadute e infortuni la Honda. Quindi il fatto che lui in questi 2 giorni sia riuscito a essere abbastanza veloce, a rimanere sempre in piedi, dà un segnale di quanto secondo me la Honda abbia fatto un passo avanti, e sarei stato veramente curioso di vederci Marquez in sella. Ecco, l'aspetto curioso è che ci stiamo abituando alla mancanza di Marc Marquez nel paddock della MotoGP, nel senso, si è operato, si sta riprendendo, ha cominciato una preparazione fisica questa volta finalmente più spinta, l'abbiamo visto anche giocare a pallavolo, segno che sta cercando di caricare il braccio più difficile, quello che ha subito le operazioni, però alla Honda al momento manca, perché il suo contributo nello sviluppo sicuramente ha un grande peso per quello che è il suo stile di guida, che è molto diverso da quello di tutti gli altri, e a giudicare le altre Honda, insomma, Nakagami si è steso come bagnaia con la carena nuova, quindi nel momento in cui doveva avere qualche valutazione interessante sullo sviluppo si è dovuto fermare. E anche Alex Marquez si è steso 2 giorni su 2, quindi a riprova comunque che la Honda è una moto ostica e che, certo, quindi secondo me Paul Espargaró è stato bravo. Bisognerà capire poi questa Honda tra virgolette più umana come si troverà Marquez con questa moto, perché diciamo quella che ha lasciato a Jerez l'anno scorso era una moto sicuramente tagliata completamente su misura per lui. Questa non lo è più, però mi viene da dire che se Bradley è in grado di stare nei primi 5, Marquez non dovrebbe avere grossi problemi a fare la stessa cosa. Se sta bene, chiaro. Ecco, passiamo da un Espargaró a quell'altro, nel senso che Alex è sicuramente la sorpresa di questa prima sessione, o meglio, allarghiamo il termine, la sorpresa è l'Aprilia con la nuova moto, molto interessante, completamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso, un motore nuovo, loro sono gli unici che non hanno vincoli con le limitazioni e quindi questo aspetto lo fanno valere, ma la stessa moto sembra che abbia fatto un grossissimo passo avanti in quello che è il comportamento sul giro, ma anche nell'arco della gara. Pare che le nuove soluzioni portate da Aprilia l'abbiano resa una moto molto più guidabile, molto più soprattutto stabile, secondo Alex Espargaró, perché è una moto che adesso genera un grandissimo carico aerodinamico e quindi riesce appunto a sfruttare questa dote di stabilità e convertirla in una grande accelerazione, in un grande spunto in uscita dalla curva. Evidentemente anche dal punto di vista del motore sono riusciti ad aiutare la RSGP su questa caratteristica. Le differenze delle velocità rimangono importanti, perché sono circa 15 km all'ora svantaggio rispetto a Mythic Ducati. Esatto, quello che è venuto a mancare però ancora è la potenza, diciamo, massima, perché la distanza a livello di velocità di punta è grande. Secondo Alex incide un po' anche un discorso di aerodinamica, proprio che essendo molto spinta magari tende a rallentare un po' ulteriormente la moto, visto che le velocità di punta sono state addirittura più basse rispetto a quelle dell'anno scorso. E la riprova comunque che il carico è normale, più carico vuol dire probabilmente maggiore resistenza all'avanzamento, questo lo si paga in velocità massima e si ha poi un grande vantaggio nella fase di handling, questo non c'è dubbio. La riprova comunque che la crescita di carico aerodinamico è stata importante, credo che la si trovi nelle parole proprio dette ieri da Alex Espargaró, che l'abbiamo trovato veramente sfiancato a fine giornata,
perché ha detto che la moto è diventata veramente molto fisica da guidare adesso, molto veloce ma molto fisica. Comunque secondo me l'Aprilia ha fatto un passo avanti deciso, anche perché questa storicamente è una pista dove, a parte un exploit qualche anno fa, non è che avesse mai brillato particolarmente, quindi sarà da tenere d'occhio. Se si conferma veloce nei prossimi test, potrebbe essere un outsider interessante alle X quest'anno. Quindi una squadra italiana, quella col budget più piccolo, che cerca di agganciarsi a tutti gli altri per cominciare a raccogliere dei risultati. Assolutamente sì, e se posso vorrei anche sottolineare un'altra cosa, che è vero che è 17esimo, però Lorenzo Savadori, considerato da tutti l'intruso che non c'entra niente nella griglia della MotoGP, ieri comunque si è messo dietro due signori che di nome fanno Valentino Rossi e Danilo Petrucci. Quindi, insomma, proprio intruso direi di no. No, io direi, per dignità di chi corre in MotoGP, smettiamola di chiamarlo intruso, perché se ha ottenuto un contratto vuol dire che se lo è meritato e come tale va trattato. Non è giusto dargli una croce ancora prima che possa esprimere il suo effettivo potenziale. Finiamo l'analisi, Matteo, con quello che riguarda la KTM. Finora è rimasta abbastanza... Qualcuno pensa che si siano un po' nascosti, che non abbiano voluto far vedere cosa sono in grado di esprimere per davvero. Anche se Petrucci qualche indicazione interessante a te l'ha data. Sì, mi ha un po' stupito quello che ha raccontato sabato, dopo la prima giornata di lavoro sulla RC16, perché diceva che è una moto che ha talmente tanta trazione che forse diventa addirittura troppa, perché quando vai a spalancare il gas è talmente attaccata a terra col posteriore che finisce per scaricare l'anteriore e rendere difficile andare a chiudere la curva. Ovviamente lui ha detto anche che in questo momento lui non ha ancora un assetto ideale e deve trovare un po' anche i limiti della staccata, perché dice che è una moto che frena veramente forte e quindi d'istinto ti porta a forzare molto la frenata, quindi lui deve trovare un po' i limiti e il setup di base. Però ieri si è detto lui convintissimo che questa moto qui, quando si andrà a correre su piste dove magari ci sarà curve più lente e meno grip, abbia un potenziale veramente grande. L'Osail diceva anche che Dani Pedrosa, che è il collaudatore, gli ha spiegato che l'Osail non è esattamente la pista migliore per valutare il potenziale della RC16, che ha proprio il suo punto di forza nelle ripartenze da fermo, e l'Osail invece è una pista molto veloce di scorrevolezza, quindi è difficile apprezzarne il potenziale. Però lui è convinto che sia una moto che, quando si andrà più nel guidato, possa fare cose molto interessanti. Ecco, in questi giorni continua a essere reiterata la voce secondo la quale l'Aprilia potrebbe aver chiacchierato con Dovizioso per un ruolo da collaudatore quest'anno e pilota titolare l'anno scorso. Poi in realtà la voce non ha mai preso piede più di tanto, perché né una parte né l'altra l'hanno mai accreditata e nemmeno smentita. Quindi alla fine mi sembra un discorso che rimane lì dov'è. Penso anch'io. Dovizioso la settimana scorsa ha rilasciato un'intervista nella quale ha detto di essere molto contento di avere il tempo da dedicare alla sua famiglia, agli amici, che si diverte come un bambino a fare il cross. E comunque, a parte questo, la scelta di Andrea era stata chiara, cioè aveva detto di no all'Aprilia, reputandola una moto non ancora pronta a lottare davanti, anche se magari forse le prestazioni di questo test qualche dubbio glielo sta cominciando a dare. Però aveva praticamente un contratto solo da firmare con la Yamaha per diventare il collaudatore della casa di Iwata, e alla fine ha rinunciato per essere libero da qualsiasi vincolo con qualunque casa, nel caso in cui ci possa essere una sella libera nel 2022. Quindi non credo che adesso
possa pensare, se realmente lui vuole tornare a correre l'anno prossimo, io non credo che tornerà sui suoi passi per andare a fare solo il collaudatore dell'Aprilia. È oggettivo però che senza voler togliere niente a Aleix Espargaró, quello che oggi manca alla Aprilia, al di là di quello che è un budget adeguato a tutti gli altri, perché è quello più piccolo della MotoGP, è sicuramente un pilota di punta che sia in grado di dare il punto di arrivo nelle prestazioni della moto, nel riuscire a collocarla davvero dove è arrivata e che cosa manca per riuscire a ottenere risultati più prestigiosi. Sei d'accordo su questo? Non c'è da girarci troppo intorno, è l'unico marchio che non ha un pilota che abbia vinto almeno un gran premio. La Honda al momento non ce l'ha, perché non c'è Marche, e gli altri quattro che hanno girato nessuno ha ancora vinto un gran premio in MotoGP, però di fatto quando rientrerà Marche, la Honda avrà Marche, cioè, e invece loro sono dei sei costruttori, l'unica che non ha tra le sue fila un pilota che abbia vinto almeno un gran premio. Credo che questo sia un dato oggettivo. Prima di chiudere l'analisi è giusto fare un punto della situazione sui debuttanti, quindi Luca Marini, Enea Bastianini e Martin. Che valutazione possiamo fare? Secondo me i tre ragazzi si sono comportati bene. È vero che le posizioni magari non sono eccezionali, perché sono intorno alla 15ª-16ª posizione, però bisogna dire che tra il primo e l'ultimo giorno si sono migliorati veramente tanto a livello di tempi, ma chi li ha visti girare dice anche proprio a livello di come piano piano stanno capendo come va guidata la MotoGP. Tutti e tre si sono detti stupiti più che della potenza, di come la senti quando cambi le marce. Tu dalla Moto2 sei abituato che comunque c'è una cascata di giri quando vai a farla cambiata, e invece dicono che con la MotoGP ogni volta che tu butti dentro una marcia sembra sempre che ci sia qualcuno che ti sta spingendo dietro. E Luca ieri dice di aver capito abbastanza come vanno gestite le gomme, e Enea invece si è concentrato di più sull'elettronica. E il più veloce dei tre è stato Enea, anche se alla fine sono rimasti tutti racchiusi in un fazzoletto di un paio di decimi, quindi bene o male se la sono cavata tutti più o meno alla stessa maniera. Martin con una moto più evoluta rispetto a quella degli altri due. Esattamente, Martin ha la moto ufficiale uguale, identica a quella di Bagnaia, Miller e Zarco, mentre invece Enea e Luca hanno una GP19, praticamente il pacchetto che aveva Johann Zarco l'anno scorso, anche se la Ducati ha messo dei tecnici di Borgo Panigale nel loro box, e nei progetti di Gigi Dall'Igna c'è comunque di realizzare degli sviluppi specifici anche per loro nel corso della stagione, per il loro pacchetto. Quindi è un pacchetto di tutto rispetto anche loro, che comunque Zarco una pole e un podio li ha fatti l'anno scorso con quella moto. E se posso, mi ha divertito un sacco quello che ha detto Luca sabato sera, che ha raccontato che la mamma gli manda i messaggi con i consigli tecnici, cosa su cui poi tra l'altro è intervenuto anche Valentino, dicendo che la mamma effettivamente manda molti più commenti tecnici, per esempio di Graziano, che era l'ex pilota della famiglia, però dice che la mamma in effetti spesso ci prende quando li richiama all'ordine da casa, anche dal punto di vista tecnico. Insomma, se ha generato due piloti in grado di stravincere, uno essere campione, l'altro è comunque capace di arrivare alla MotoGP, qualcosa avrà capito anche lei. Ah, sicuro, sicuramente. Allora, con questa chicca chiudiamo. Matteo, grazie per aver partecipato a questo report MotoGP.
amici di motorsport.com, commentate qui sotto, fateci sapere quali sono le vostre opinioni, anche perché si torna in pista sempre a Losail, quando Matteo? Mercoledì, da mercoledì a venerdì abbiamo altri 3 giorni di test, sempre con orario diciamo tra la tarda mattinata e la serata, e dopodiché tra 2 settimane poi si comincia a far sul serio. Seguiteci su motorsport.com perché vi daremo tutti gli aggiornamenti in merito a questi test, esattamente come abbiamo seguito la prima sessione in Qatar. Grazie per averci seguito, cliccate la solita campanella per ricevere tutte le informazioni dei prossimi video di motorsport.com. Ciao a tutti, ciao Matteo. Ciao.